semplicemente abnorme, mi sia consentito, abnorme, che invece il giuoco e il patto extracostituzionale sulla, sulla data del voto sia quasi diventato un corollario dell'accordo tra partiti sulla nuova legge elettorale. È questo a cui stiamo assistendo ancora prima che la legge elettorale sia votata in uno dei due rami del Parlamento, e prescindo da considerazioni di merito sulla legge elettorale, mi posso riservare di esprimermi come mio diritto in Senato nel caso che il passaggio in Senato non sia quasi, diciamo, un volo d'uccello e con quasi nessuna possibilità di esprimersi. E francamente in questo, diciamo, funambolico, brusco passaggio dal francese al tedesco potevamo anche risparmiarci il gran galoppo del Parlamento in questa fine settimana. Non c'era nessun motivo e nessuna ragione per farlo, se non l'arrière pensée che in questo modo si sarebbe potuto premere per elezioni a settembre, con quale profitto per chi che sia. È difficile o molto difficile dirlo. Governabilità del Paese che si profila senza dubbio molto problematica con la base di quel che si sa di questa legge elettorale. Poi si pronuncerà il Parlamento, si pronunceranno per le verifiche di costituzionalità in prima battuta il Presidente della Repubblica e poi la Corte Costituzionale. Vedremo quale sarà il corso di questa nuova grande impresa di quattro partiti o di quattro leader di partiti che calcolano esattamente le proprie convenienze, meravigliandosi che magicamente in questa occasione convergano nei giorni che ancora ci aspettano.